Parliamo di calcio, parliamo delle abruzzesi in calcio, in Serie C, in particolare Pescara e Pineto, perché quelle sono, anche se sul Pineto oggi c'è da dire rispetto al Pescara, insomma, Pescara ha buone notizie, il Pineto un po' meno, o forse saranno buone perché si passa da un brutto capitolo a uno migliore, chissà. Ma per dirci tutto questo c'è Massimo Profeta. Massimo, buonasera intanto. Buonasera a te. Dici tutto dal Pescara al Pineto. Beh, intanto un momento davvero propizio per i biancazzurri, insomma, è arrivata questa vittoria in una sfida molto attesa, un quasi derby con l'Ascoli. È stata una grande prestazione con l'offerta dai biancazzurri, che hanno vinto 2-1. In realtà il risultato finale sta stretto alla squadra di Silvio Baldini, perché non ha mai creato così tanto come nella partita di ieri sera. Poi grande entusiasmo al ritorno della squadra all'Hotel Eck, possiamo vedere anche qualche immagine, eccoli qui i tifosi all'unisono con i giocatori, insomma è stata una bella cosa davvero, con cori, canti, anche fumogeni ci sono stati ieri sera proprio al ritorno della squadra all'Hotel Eck di Città Sant'Angelo, che è la sede, diciamo così, del ritiro dei biancazzurri. Pescara ora si dovrà fermare, perché il Milan futuro, la prossima avversaria, Milan Under 23, aveva già chiesto il rinvio per la presenza di alcuni nazionali che saranno impegnati nei prossimi giorni. La partita sarà dunque rinviata, non è ancora ufficiale, però già i sodalizi sanno che non si giocherà sabato prossimo alle ore 15, sarebbe dovuta giocare questa partita. Per quanto riguarda il recupero si parla di mercoledì 6 novembre, quindi la Pescara tornerà in campo a questo punto venerdì 18 ottobre alle 20:30 sul campo della SPAL. La domanda non è affatto peregrina, è anche un dubbio se vogliamo. Questa lunga pausa può influire sul ritmo acquisito dalla squadra di Baldini? Questo è un interrogativo, insomma, non di poco conto. Il riposo fa bene, ma in questo caso esatto, anche perché c'è grande entusiasmo, Marina, no? Sì, e quindi si spegne un po' la... Sì, speriamo di no, potrebbe anche fare bene questa lunga pausa, perché comunque il Pescara ha lavorato tantissimo in questo periodo, tra l'altro grande condizione fisica. Comunque staremo a vedere. Sabato probabilmente ci sarà un amichevole di respiro nazionale, potrebbe arrivare il Venezia, perché anche la Serie A e la Serie B osserveranno un turno di riposo per gli impegni delle varie nazionali. Naturalmente si saprà questo nelle prossime ore, tra domani e dopodomani. Il Venezia, che è allenato dal tecnico pescarese Eusebio Di Francesco, la partita si giocherebbe allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia sabato prossimo. Per quanto riguarda il Pineto, note dolenti, diciamo che il Pineto ha costruito una squadra sicuramente per salvarsi, però le cose non stanno andando bene, soltanto 2 punti nelle ultime 5 partite, 3 sconfitte, le ultime 2 sono state anche brutte prestazioni, ieri la sconfitta interna con il Gubbio al Pavone Mariani, dunque in casa. Oggi è stato ufficializzato l'esonero di Mirko Cudini proprio nel pomeriggio di oggi, eccola qui la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.rete8.it. Potrebbe, noi abbiamo usato il condizionale perché non c'è ancora l'ufficialità, però sembra a questo punto certo il ritorno di Daniele Amaulo, 63 anni di Porto San Giorgio, una storia infinita con questo allenatore, di sapere, Marina, perché sarebbe la 9ª stagione alla guida del Pineto. Anche lo scorso anno aveva cominciato Daniele Amaulo, poi è stato esonerato. Tra l'altro Amaulo ha portato tra i professionisti, ha centrato la storica promozione in Serie C alla guida del Pineto proprio 2 stagioni or sono. Esonerato, se non ricordo male, anche presto rispetto alla... Sì, beh, insomma... Poteva sembrare prematuro. Sì, assolutamente, però davvero questa è una storia infinita, anche bella se vogliamo, ci mancherebbe, perché il presidente Brocco è molto legato a questo allenatore che ha fatto, non c'è che dire, molto bene alla guida del Pineto in questi anni.